Buonasera a tutti, ben ritrovati per questo nuovo incontro della serie Il bicchiere della stampa. Questa sera il nostro ospite è Maurizio Pallante. Maurizio Pallante è tante cose, tutte molto belle, ma insomma, limitandoci a quelle che sono più in tema rispetto a ciò di cui parleremo, è stato ed è il teorico della decrescita felice, il fondatore del movimento che porta questo stesso nome, ed è l'autore di tantissimi libri. Molti siamo felici di ospitarli nel nostro catalogo. Questa sera in particolare parleremo dell'ultimo libro uscito, questo qua, che si intitola Ultima chiamata. Cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci? Quindi un libro di grande attualità, anche se le sue radici sono negli studi, nelle ricerche, nella riflessione che Maurizio conduce da molto tempo. Incomincerei, beh, innanzitutto interrogandolo su questo titolo, no? Ultima chiamata. In che cosa consiste quest'ultima chiamata? Che cos'è quest'ultima chiamata? Il titolo evidentemente trasmette, e credo che voglia farlo, una certa inquietudine. Ebbene, di cosa dobbiamo inquietarci? Dobbiamo inquadrarci sul fatto che la crisi ecologica è arrivata a un punto molto vicino al non ritorno. Anche se, diciamo, fanno finta tutti che non sia così, non sia questa la situazione. Cioè, abbiamo superato tutti i limiti della sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale non è lo sviluppo sostenibile, è proprio il rapporto tra gli esseri umani, tra la specie umana e l'ecosistema terrestre, la biosfera. E mandiamo in atmosfera più anidride carbonica di quello che la fotosintesi clorofilliana è in grado di assorbire. Consumiamo le risorse rinnovabili che la Terra rigenera nell'arco di un anno in 7 mesi, 8 mesi. Abbiamo riempito gli oceani di masse di bottiglie di plastica grandi come gli Stati Uniti. Abbiamo dimezzato la popolazione ittica negli oceani e aumentato l'acidificazione, ridotto la fertilità dei suoli, la componente organica, e quindi a questo punto o interrompiamo questo processo autodistruttivo oppure non ci sono tante possibilità di salvare l'umanità. Ultima chiamata è quella che all'aeroporto fanno. No? A me è successo una volta, mi sono addormentato, poi ho sentito chiamare il mio nome e sono scappato di corsa. Cioè, vuol dire che quando c'è l'ultima chiamata c'è ancora il tempo di salire sull'aereo, cioè di salvarci. Però non c'è più tanto tempo. Peraltro il tuo libro si apre con questo bellissimo dialogo leopardiano, no? Del gnomo e del folletto che dialogano quando ormai l'umanità è scomparsa. Io francamente non lo conoscevo o non lo ricordavo. È molto bello nella sua brevità, molto suggestivo e molto istruttivo, no? Perché l'uomo è scomparso credendo di essere il padrone dell'universo, senza rendersi conto che ne era una piccola parte, no? Che la natura è qualcosa che lo comprende, ma di molto più complesso, di molto più forte. La natura va avanti anche quando l'uomo è completamente scomparso. Ecco, ma tu istituisci poi un rapporto tra questa crisi ecologica e la pandemia. Sulla pandemia si sono dette moltissime cose, a cominciare naturalmente dalla tesi secondo la quale il virus uscirebbe da un laboratorio a Wuhan, eccetera. Qual è esattamente il tuo pensiero su questo punto? Allora, c'è una prima cosa che è un dato storico. Nel 2012 è uscito un giornalista scientifico americano che si chiama David Comer, che si chiama Spillover. E nello stesso anno l'istituto Robert Koch, che è un istituto biochimico tedesco di supporto del Ministero della Salute, ha fatto un rapporto in cui diceva le stesse cose sostanzialmente che diceva questo David Comer, e cioè che nel giro di pochi anni, cioè nel 2020, in sostanza, ci sarebbe stato uno spillover di un
coronavirus da un animale selvatico alla specie umana, che questo coronavirus avrebbe attaccato i polmoni, avrebbe avuto un periodo di latenza di 15 giorni e avrebbe colpito soprattutto la popolazione anziana. Ecco, era previsto dall'Istituto Robert Koch per il marzo del 2020, è successo diciamo a novembre probabilmente del 2019. Quindi erano così profezie, no? Erano le conseguenze di studi scientifici, insomma. Tutte le malattie pandemiche del Novecento sono dovute a zoonosi, cioè a un salto di un virus da un animale selvatico alla specie umana. Il virus, per esempio quello che abbiamo adesso, no, SARS-CoV-2, è un virus che nei pipistrelli, che sono dei mammiferi, non degli uccelli, coesiste con loro da secoli, probabilmente, forse anche un millennio, va bene? E quindi non crea più nessun problema perché si sono coevoluti insieme. Ma nella specie umana crea dei problemi che abbiamo visto, insomma. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che io non ho mai creduto al discorso del virus che fu uscito da un laboratorio biochimico. Primo, intenzionalmente. Perché se qualcuno vuole utilizzare un virus per attaccare un nemico, non è che poi il virus colpisce solo il nemico, colpisce tutti. Quindi diventa anche un fatto autolesionistico impressionante, va bene? Potrebbe essere sfuggito per disattenzione, anche se credo che in quei laboratori ci siano degli sistemi di sicurezza, di controlli che sono incredibili perché sanno le conseguenze di quello che succede. Ma se il virus fosse uscito dal laboratorio, non metterebbe in discussione il nostro stile di vita, i nostri modelli di comportamento, il nostro consumismo, il nostro estendere le superfici antropizzate, ridurre le superfici selvatiche e così via. Cioè sarebbe qualche cosa, cioè, vabbè, nel momento in cui lo curiamo possiamo tornare a vivere come prima e a fare quello che facevamo prima. Ecco, è evidentemente una soluzione, diciamo, consolatoria. Ecco. Tutti gli scienziati dicono che non sarà così. Io ho letto diverse cose, l'attuale responsabile per il controllo delle pandemie dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti ha detto testualmente che ci saranno altre pandemie nei prossimi anni. Dice: non so se la prossima sarà più grave di quella attuale, ma una delle prossime sicuramente sarà più grave di quella attuale. Ecco, allora io stiamo veramente attenti perché è veramente l'ultimo avviso che ci dà l'ecosistema terrestre. Guardate che se proseguite su questa strada, grandi possibilità di futuro. Quindi il fatto stesso di pensare che non dipenda dal nostro comportamento, ma che dipenda da un errore, diciamo così, di un laboratorio biochimico, è un tentativo di poter continuare a fare quello che si faceva prima e quindi di proseguire verso l'autodistruzione dell'umanità senza rendersene conto. Ecco, secondo te la reazione della politica, se vuoi anche della cultura, no? Di fronte a questa grande emergenza pandemica e anche di fronte alla grande emergenza ambientale, che non è soltanto un'emergenza climatica, è più generale emergenza ambientale, qual è oggi? Perché sembrano esserci dei segnali di ravvedimento, ma vorrei che tu li leggessi un po' più a fondo. Guarda, ti dico alcune. Il titolo del piano di, adesso lo chiamano Next Generation EU. Qual è il titolo? Ripresa e resilienza. Ripresa cosa vuol dire? Ricominciare a fare quello che si faceva prima. Quindi non mi sembra che abbia capito molto. Resilienza è un concetto che adesso lo stanno estendendo dappertutto, insomma, è una di quelle parole che poi non significano più niente. Ma comunque, in fisica, è la capacità di un materiale di resistere a un colpo senza deformarsi. Quindi la resilienza di un materiale non è modificabile. Questo concetto è stato applicato anche, non so, alla psicologia, alla ecologia, eccetera. Nell'ecologia si può rafforzare la resilienza di un ecosistema. Cioè, se io non costruisco in un'area golenale, sicuramente se il fuome a un certo punto fuoriesce dall'alveo normale non mi travolge la casa.
se non abbatto tutti gli alberi di una collina, probabilmente le frane diminuiscono. Se faccio degli argini a un fiume, probabilmente quando si gonfiano le sonde, eccetera, quindi la posso aumentare. Però se mi pongo l'obiettivo della resilienza, vuol dire che do per scontato che la forza dei colpi sugli ecosistemi aumenteranno. E spero, illusoriamente, rafforzando la resilienza, di poterli, come dire, contenere. Cioè, l'obiettivo non è fare in modo che i colpi dei fenomeni meteorologici estremi diminuiscano la loro gravità. No? Si dà per scontato che aumentino, del resto se tutti propongono l'obiettivo della ripresa, cioè di rifare quello che facevi prima, è scontato che ci saranno questi colpi. Quindi cerchi illusoriamente in qualche maniera di poter parare quello che succederà in conseguenza di queste scelte. Quindi non mi sembra che ci sia una grande comprensione di quello che è successo. E poi la seconda riflessione che vorrei fare è che secondo me questa è l'epoca dei gattopardi dell'ecologia. Fino a qualche anno fa, spara addosso agli ecologisti, sono contro la tecnologia, vogliono impoverirci, tutte queste cose qui, no? Oggi non le possono più dire queste cose perché la gente vede quello che succede, si rende conto ed è preoccupata. Allora sono diventati tutti ecologisti, tutti. Ma in che maniera sono diventati ecologisti? Sono diventati ecologisti cercando di continuare a fare quello che facevano prima dietro una etichetta diversa, no? Non so, in mente tutto il discorso dell'idrogeno, no? Sì, credere che l'idrogeno sia la soluzione dei problemi energetici, che è una balla, perché l'idrogeno rallenta la transizione ecologica. Io lo posso anche spiegare dal punto di vista scientifico, però non so se è il caso in questa sede di farlo. Però insieme all'ingegner Palazzetti, che è stato il responsabile dei servizi termotecnici del centro ricerche Fiat, abbiamo scritto un testo che poi compare anche nel libro, come in cui si vede, ci sono dei sistemi di accumulare energia molto più convenienti dell'idrogeno. Come mai, uno si domanda, come mai tutti coloro che producono energia, che vendono energia, puntano sull'idrogeno, tutti i giornali puntano sull'idrogeno, anche gli ambientalisti, diciamo, un po' fregnoni, non so come definirli, ecco, credono a una cosa di questo genere qui, ecco, come mai? Cioè, ma è possibile che nessuno si ponga la domanda su questo argomento qui? Perché chi vende energia, chi trasporta energia, chi distribuisce energia, ha tutto interesse che non si riduca il consumo energetico. E quindi ha trovato una maniera di far diventare, diciamo, ambientalmente favorevole qualcosa che non lo è assolutamente, puntando su che cosa? Sui fondi del Recovery Fund, del Next Generation EU, questo grande imbroglio, no? Per cui tecnologie che sul mercato non starebbero in piedi, perché non sono, diciamo, concorrenziali con altre tecnologie, diventerebbero fattibili avendo il supporto del denaro pubblico. E mi pare che tutto questo sia il giro che sia stato messo in piedi. Ecco, c'è un capitolo del tuo libro che è intitolato qualcosa come la transizione economica dell'ecologia. Ecco, spiegaci questo concetto che non è così Sì. evidente dal. È un concetto chiave a mio modo di vedere, no? Tutti oggi parlano della conversione ecologica dell'economia. Che significa conversione ecologica dell'economia? Significa spendere dei soldi pubblici per investire in tecnologie che non sarebbero sul mercato. Però ci sono ecologiche e quindi hanno un valore che lo Stato, per cui lo Stato deve sostenere. Invece quello che sostengo è che bisogna capovolgere questo concetto e sviluppare le tecnologie che consentono una conversione economica dell'ecologia, cioè di rendere economicamente conveniente quello che è valido dal punto di vista ecologico, dal punto di vista ambientale. E questo si può ottenere soltanto se si ragiona non in termini di sostituzione delle fonti per mantenere gli stessi stili di vita, ma di diminuzione della domanda, riducendo, non per fare stare la gente al freddo o al buio, ma per ridurre gli sprechi. Se io ho una casa, come le case italiane mediamente, che consumano 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno, questa è la cosa, no? Sprecandone almeno la metà, bene? Vuol dire che ho un certo quantità di emissioni di anidride carbonica e un certo costo della bolletta energetica.
Sì, facendo gli opportuni cappotti, cambiamento degli infissi, coibentazione del sottotetto, io riesco a dimezzare i miei consumi. Posso fare ancora meglio che dimezzarli, eh? Ma comunque accontentiamoci di dimezzarli. Vuol dire che dimezzo le emissioni di CO2 e contemporaneamente dimezzo la bolletta. Quindi vuol dire che in un certo numero di anni i risparmi sui costi di gestione ammortizzano i costi di investimento. I vantaggi ecologici sono direttamente proporzionali ai vantaggi economici. Ecco, questa è la conversione economica dell'ecologia e per me è una chiave fondamentale per poter superare la situazione attuale, perché consente di creare dei posti di lavoro utili pagandoli con la riduzione dell'impatto ambientale. Ecco, questa è. Questo secondo me è un punto importante, anche perché io ho l'impressione che sempre più persone abbiano consapevolezza di quello che sta accadendo, però molte sono anche preoccupate di un futuro radicalmente diverso da questo, no? Cioè, anche il discorso della decrescita, per quanto appunto in Italia sia stata presentata in termini positivi, capisco che preoccupa alcuni perché tendono a collegare il loro benessere, il benessere che hanno conquistato, grande o piccolo che sia, con la crescita. Beh, io oggi posso permettermi un certo numero di cose, ho un alloggio, posso andare in vacanza perché c'è un'economia che mi ha permesso di ottenere questo. Il giorno in cui questa economia non ci fosse più, ce ne fosse un'altra, magari l'aria sarà più pulita, ma io riuscirò a mantenere in qualche misura questo mio stile di vita. Io credo che molti abbiano questa preoccupazione, no? Se comprendessero più a fondo che un'altra via è possibile, non è necessariamente una via punitiva, beh, forse si farebbero degli adepti in più alla causa. Questo dipende da te e dal lavoro che tu stai facendo, perché io le cose le ho dette da diverso tempo. Ho spiegato molto bene, cioè molto bene, con molti dettagli, che la decrescita non significa mettere il segno meno davanti al PIL, ma significa introdurre elementi di valutazione qualitativa al posto di elementi di valutazione quantitativa nel fare umano. Il PIL cresce se cresce la vendita delle armi, il PIL cresce se crescono gli incidenti stradali. Cioè, essendo un valore quantitativo, non dà nessuna indicazione rispetto all'utilità o meno delle cose che vengono fatte. Bene, quindi, allora, cercavo di dire, dobbiamo introdurre elementi di valutazione qualitativa e far lavorare gli esseri umani nello sviluppo di tecnologie e di attività che migliorano la qualità della vita e riducono l'impatto ambientale. Il messaggio che hanno voluto far passare gli altri è quello che la decrescita è la recessione, dimostrando contemporaneamente ignoranza, perché la recessione è un'altra cosa rispetto alla decrescita, e malafede. Questo è il punto. Ora, siccome quelli ignoranti e in malafede, o un mix delle due cose, scrivono su giornali che hanno una certa tiratura e pubblicano su libri che editori possono mettere in grande numero nelle librerie e compagnia bella, la gente ha finito col sentire quello che dicono loro, quello che dico io. Povero Tapino, lo sentono molto meno. Per cui diventa molto importante che ci sia un editore che sul mercato dia spazio a questo tipo di concetti. L'ingegner Palazzetti, mio amico, da cui ho imparato un sacco di cose, direttore del centro di ricerche Fiat, cosa diceva? Che ogni cosa ha bisogno di un padre e di una madre. Allora, in un libro la madre è chi lo scrive, che lo fa nascere, no? Il padre è l'editore, quello che lo porta avanti per il mondo. Ecco, per me quindi è molto importante avere un rapporto positivo con il mio editore, perché significa completare il lavoro che io faccio con un lavoro che io non so fare e che invece è in grado di fare una persona che sa questo mestiere, purché abbia lo stesso sistema di valori, lo stesso modello di comportamento che io ho. Cioè, dobbiamo unire come dire, la competenza professionale con una carica etica. Mi pare che tu lo Oh, sia. sono ovviamente d'accordissimo, sono completamente dalla tua parte. È evidente che chi fa leva sulle paure ha sempre un vantaggio in più, no? Perché le paure sono qualcosa che abbiamo dentro, che ci sentiamo proprio addosso, no? La paura di perdere il lavoro, la paura di perdere la casa, o anche più banalmente la paura di non
poterci più permettere un certo livello di vita. Quando si mette a confronto la paura per qualcosa di molto concreto con un ideale, una speranza, un progetto politico, beh, insomma, si fa una gran fatica a spingere il secondo, a far guadagnare il secondo, però il lavoro bisogna fare. Io sono tutto d'accordo con te, che devono fare gli autori come te, che devono fare gli editori come siamo noi o come sono altri, insomma, questo non c'è dubbio. Ma senti, allora, proviamo a immaginare un futuro possibile. Se dovessero accadere un po' di cose, come sarebbe, per esempio, una città come Torino o una città più grande ancora, se almeno alcune delle cose che tu giustamente predichi si realizzassero? Guarda, c'è un capitolo dedicato, come tu sai molto bene, a proprio all'evoluzione della città, no? Noi pensiamo che la città in cui siamo nati, cresciuti e vissuti sia la città. No, è la città del XX secolo, perché prima del XX secolo aveva altre caratteristiche. Noi dobbiamo pensare alla città del XXI secolo. La città del XXI secolo, secondo quello che sta tentando di fare la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e che è stato teorizzato da altri architetti prima di lei, mi viene in mente soltanto Léon Krier, tra questi, è quello di fare in maniera che tutti i quartieri delle città siano dei paesi, siano organizzati come dei paesi. Un po' questo c'è stato quando c'è stata la grande espansione urbana. Se tu vai a Parigi, Montmartre e Montparnasse hanno una caratteristica, erano dei paesi, insomma, che circondavano la città, man mano la città si è espansa e li ha inglobati. Ora, se i quartieri fossero impostati come paesi, in chi ci vive tutto quello che serve per vivere bene, da tutti i negozi che sono necessari, agli uffici pubblici, agli ambulatori medici collegati, no, con la telemedicina, a degli spazi di co-working da poter svolgere in telelavoro, degli spazi comuni per fare assemblee, discussioni, eccetera, per fare dell'attività sportiva e così via. Lo spostamento da casa al luogo in cui c'è il servizio che ti serve dovrebbe essere fatto 15 minuti, dice, no? O a piedi o in bicicletta. Allora, da questo punto di vista, noi parliamo delle piste ciclabili, ma le piste ciclabili sono degli elementi, diciamo, di disturbo all'interno della viabilità che è concepita per le automobili. Se venissero fatte le città come, trasformate come paesi autosufficienti, la pista ciclabile diventerebbe la via normale di spostamento. Sarebbe l'automobile l'elemento di disturbo in questa situazione. Poi ci sarebbero anche le strade di comunicazione tra i vari quartieri, i vari paesi, ognuno può prendere la macchina per fare quello che vuole. Ma se tu consenti di scegliere e quindi consenti di spostarti al massimo a 15 minuti di distanza, per avere tutto quello che è necessario, a quel punto viene reimpostata completamente la città. E questo spostamento della città, trasformando i quartieri in paesi, viene favorito dallo sviluppo tecnologico attuale, cioè viene favorito dalla digitalizzazione. Questo è anche un discorso che riguarda le aree interne, no? Nel dopoguerra le aree interne sono state abbandonate perché tutti i servizi erano concentrati nelle città, tutto il lavoro era concentrato nelle città e quindi la gente andava dalle aree interne verso le aree urbane. Ma se ci fosse una digitalizzazione delle aree interne e quindi fosse possibile far lavorare dal paese, fosse possibile fare delle videoconferenze, fare delle videolezioni, avere la biblioteca civica collegata con tutte le altre biblioteche dove tu puoi avere i cataloghi in quella maniera lì, ci fosse della telemedicina, a quel punto le aree urbane, lo sviluppo tecnologico attuale consentirebbe di svuotare, cioè di ridurre, insomma, le aree urbane e di rivitalizzare le aree interne. Quindi questo sarebbe un vero progresso che viene, diciamo così, favorito dallo sviluppo di carattere tecnologico. Ecco, tu che conosci molto bene la situazione italiana, anche perché l'Italia l'hai girata molto e sei stato in contatto con tanti, ci sono delle esperienze che tu trovi particolarmente interessanti, fatte da piccoli gruppi di persone, che si stanno muovendo in questa direzione? Allora, ci sono tante persone che stanno muovendosi in questa direzione.
però lo fanno da un punto di vista prevalentemente culturale, non politico. Per esempio, alcune gli ecovillaggi sono una cosa bella, perché cercano di fare queste cose che ho cercato di dire, però vengono concepiti come delle isole di estraniamento rispetto alla realtà attuale. Cioè io sto male in questa società, soffro, sono a disagio, mi vado a cercare un nucleo in cui sto bene, ma non è concepito come progetto politico. Capito? Ecco. Allora, io ho conosciuto alcune di queste cose, alcune sono anche motivate dal punto di vista religioso in maniera piuttosto forte, penso ai ricostruttori nella preghiera, queste cose qua, no? Ecco, però fanno tutti quanti un discorso prevalentemente culturale. Io credo che sia oggi arrivato il momento di fare il salto a livello politico. Mi rendo conto che è un attacco di follia senile, va bene? Però o si fa questo o non c'è via d'uscita, perché ci sarà un cambiamento climatico, becca sia chi vive in città nella maniera più consumista e idiota possibile, sia chi ha fatto la scelta di vivere in un ecovillaggio. Non è che fa differenza con chi ne è responsabile. Allora va fatto il salto politico. Dice, è velleitario? Sicuramente, diciamo, è una cosa abbastanza velleitaria, però si fonda su due elementi importanti. Il primo elemento su cui si fonda una scelta di questo genere è che nessun partito politico prende in considerazione le tematiche ambientali. Ma non come primo punto, come sarebbe necessario, ma neanche come punto secondario. E poi le prende anche in maniera distorta e compagnia bella. Il secondo elemento oggettivo è che va a votare la metà delle persone aventi diritto. Ora, mettiamo pure che soltanto una piccola parte di questi siano, non lo facciano con consapevolezza perché non si riconosca in nessun partito politico. Però queste sono due condizioni oggettive. La mancanza di un partito che apprenda queste cose, queste tematiche nel suo programma e la insoddisfazione degli elettori, che possono trasformare questi due elementi in una potenzialità molto forte, perché a quel punto anche una piccola minoranza che abbia le idee chiare su questo argomento qua è in grado sia di intercettare quelli che soffrono, sia di fare delle proposte concrete, perché come tu dicevi, la paura non porta da nessuna parte. Cioè, uno che ha paura si paralizza. Quante volte gli ambientalisti hanno fatto dei discorsi dicendo qui succede la fine nel mondo, l'ira di Dio, si innalza. Li conosciamo quelli che fanno questi discorsi qua, no? Hanno anche una certa, come dire, audience dal punto di vista televisivo, queste persone. Però questo non fa muovere nessuno. Non fa muovere nessuno, perché di fronte alla paura uno si paralizza e si ferma. Bisogna indicare una prospettiva. Ecco, allora, per fare in maniera che queste due condizioni potenzialmente positive diventino, si attuino, occorre che ci sia un gruppo di persone che faccia questi due passaggi, proposte e non soltanto denuncia delle cose, perché se non c'è proposta, io per esempio a quelli che lavorano con me gli dico sempre questo, non dovete mai fare una critica se non siete in grado di fare una proposta alternativa. Bene. E secondo, intercettare questo, cioè elaborare delle posizioni che siano credibili dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista economico, la conversione economica dell'ecologia, e dal punto di vista sociale. Se è questo, non molla. Oggi comunque sia tu che io, insomma, siamo tutti dalla stessa parte, abbiamo un grande alleato che è Papa Francesco, o sbaglio, No, no? non Tu sei sbaglio. tornato tante volte sulla sua enciclica. Sì, è fondamentale, perché Papa Francesco, con questa sua enciclica, ha indicato, come, lo dico con una parola sola, no? Che è necessità di grande rivoluzione culturale. Cioè, una conquista storica che è cominciata nella seconda metà del Settecento con la rivoluzione industriale. Quando finisce un'epoca storica, due sono le possibilità, o c'è il collasso, o c'è un'evoluzione verso cioè un passaggio verso una fase storica più evoluta. E Papa Francesco l'ha indicato perché ha rimesso in discussione tutta una serie di cose, ha rimesso in discussione l'antropocentrismo, ha rimesso in discussione il fatto che tutti gli esseri umani, ognuno di noi è definibile ontologicamente, non sociologicamente, no? Dalle relazioni che ha con gli altri. Dalle relazioni che ha con gli altri. Quindi se siamo così legati, l'elemento di fondo è il respiro. Perché quando noi respiriamo, tutti i venti respirano, ispiriamo ossigeno ed emettiamo anidride carbonica.
La vegetazione fa, con la fotosintesi clorogena fa la cosa opposta, assorbe l'anidride carbonica e ne mette ossigeno. Ecco, questo fatto di essere così uniti ontologicamente ci porta a dire che non è possibile perseguire l'interesse di una specie a scapito delle altre, perché poi alla fine si ritorce contro la specie anche questo atteggiamento di inconsapevolezza. Il Papa Romano lo dice, siamo tutti in relazione. Mette in relazione anche il fatto che la crisi ecologica non si può risolvere se non si risolve la crisi sociale, economica, economica, occupazionale e così via. Avete messo l'antropocentrismo, sai che una delle radici dell'antropocentrismo è proprio una certa lettura della Bibbia, no? Quando Dio fa l'uomo dandogli il compito di dominare su, ecco, tutti questi elementi. Ora, sta realizzando una rivoluzione culturale importantissima, anche perché c'è un altro aspetto che non stiamo messo in luce, ed è questo. Il Papa, criticando la nostra società, non la critica da sinistra, perché la sinistra alla destra ha la stessa concezione del mondo, cioè pensa che la crescita economica, che l'industrializzazione, che la concentrazione delle aree urbane, che l'aumento della produttività siano lo scopo della vita. Lo scontro tra destra e sinistra è politico. Io non sto dicendo che sono la stessa cosa, dico che la radice culturale è la stessa. La distribuzione di questa ricchezza. La distribuzione la fa il mercato, la sinistra dice se la fa il mercato, i più forti prendono le fette più grandi, i più deboli le fette più piccole, quindi deve intervenire lo Stato per fare le parti più giuste. Ecco, Papa Francesco mette in discussione questo modello qui della crescita economica e dice, ci sono due false, a un certo punto adesso non so la citazione precisa, concezioni nel Novecento, che sono entrambe finalizzate a sviluppare le tecnologie perché ci sia più risorse, perché se ce n'è di più, ce n'è di più per tutti, ecco, sostanzialmente. E dice, insomma, è una falsa contrapposizione. Quello che va messo in discussione è che questo meccanismo finalizzato alla crescita crea ingiustizia di per sé, per cui non è possibile avere più giustizia all'interno di un'economia finalizzata alla crescita della produzione di merci. Maurizio, la nostra mezz'ora è trascorsa, come sai, questi incontri si concludono bevendo il bicchiere della stampa. Allora voglio sapere che cosa berrai tu questa sera. Questo. Che cos'è? È del Allora, vino rosso? no, però siccome diciamo sono 2 ore, anzi 3 ore che sto parlando così, ho scelto una Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, che è un vino dolce, che è un po' come il moscato, è leggermente pétillant, non so come, frizzante, non è spumante, è proprio una cosa naturale, diciamo così, un blocco della fermentazione che abbassa la gradazione e che consente di avere questa fermentazione. E siccome io adesso ho un'altra riunione, è bene che io non prenda un vino troppo pesante. E tu cosa bevi? No, io bevo della grappa, della Oh, semplice. allora. Della grappa. Va bene. Però Allora. siamo sempre in un ambito di produzione nazionale, direi a chilometro zero. Sì, poi in Piemonte sono delle grappe eccezionali. Appunto, appunto. Va Allora, bene. grazie molte per questa chiacchierata e speriamo che unendo le forze accada qualcosa. Speriamo, d'accordo. Assolutamente. Ciao. Ciao. Ciao.